Nome: Davide. Sole. Età: 24 anni. 30. Città: Genova. Napoli. Per quale squadra tifi? Per la più forte d'Italia, la Sampdoria. Napoli, forza Napoli! Fai una faccia buffa. Hai mai lavorato? Sì. Sì. Da che facoltà provieni? Università di Genova, facoltà filosofia. Relazioni internazionali, Università di Napoli l'Orientale. A Sofia ti stai laureando in? Dottorato, ontologia trinitaria. Scienze politiche. Anno di corso? Ho fatto quest'anno il primo anno. Secondo. Perché hai scelto Sofia? Ho scelto Sofia perché mi interessava un'università che riuscisse a mettere insieme studio e vita. Ho scelto Sofia per rendere lo studio delle scienze politiche qualcosa di più umano e per allargare anche ad esse lo sguardo della sapienza. Cosa ti ha colpito al tuo arrivo? Al mio arrivo mi ha colpito la relazione tra i professori e gli studenti. L'ambiente, la capacità degli docenti di avvicinarsi a noi studenti in maniera professionale, ma anche umana e affettiva. Perché scegliere i corsi di Sofia? Scegliere i corsi di Sofia perché ti dà una cultura dell'unità, una cultura solida in cui mettere insieme le dimensioni della vita e dello studio. Perché è l'unico posto dove si ha la possibilità di avere uno sguardo allargato che passa dalle scienze teologiche a quelle filosofiche, a quelle politiche, a quelle economiche. Descrivi una lezione che ti è piaciuta. Ricordo una lezione con Piero Coda che facevamo sul Vangelo di Marco e ricordo che c'è stato proprio un momento in cui abbiamo pensato insieme in classe e siamo riusciti a entrare nel Vangelo e insomma andare in profondità. Mi è piaciuta molto una lezione sul 68 italiano che mi ha dato la possibilità di riflettere sulla capacità delle ideologie di manipolare le folle. L'esame più difficile che hai sostenuto? Cosmologia di Sergio Rondinara. Ontologia della persona. Quello che ti è piaciuto di più? Quello che mi è piaciuto di più, Vangelo di Marco con Piero Coda. Ontologia della persona. Dove preferisci studiare? Biblioteca. In camera, comoda, col pigiama. Com'è la vita nelle residenze? La vita nelle residenze è davvero molto bella perché ti permette di conoscere diverse culture e se riesci a entrare nella mentalità di Sofia ti permette di volere bene veramente a tante persone diverse. Impegnativa, anche divertente, intensa. Cosa vuoi fare dopo Sofia? Rimanere a Sofia, no, scherzo. Mi piacerebbe continuare nella ricerca filosofica e nell'insegnamento della filosofia. Cercare un lavoro. Perché un'azienda dovrebbe assumere uno studente di Sofia? Perché è un uomo preparato, una donna preparata e di spessore. Perché si acquisisce la capacità di lavorare in equipe, di ascoltare i colleghi, di lavorare per un fine comune senza arrivismo. Un consiglio per chi vuole venire a Sofia? Fate questa esperienza, buttatevi e cercate di entrare in pieno nella mentalità di Sofia. Impegnarsi ad afferrare l'attimo che offre la possibilità di arrivare qua, di viverla a fondo, di sfruttare tutti i momenti possibili. Lasciaci con uno slogan. Chi trova Sofia trova un tesoro. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.